sì, io parlo a nome appunto del Comitato per l'uso pubblico delle porte trionfali, che come diceva Lucio prima, si è costituito in un battito di ciglia, da dire la verità. Un gruppo di cittadini ha orecchiato, ha letto tra le pieghe delle notizie, perché insomma questa delibera e le intenzioni è così passata sotto traccia. È preoccupata, ha dato vita a un'assemblea molto partecipata e grazie anche al sostegno fondamentale del Partito Berretti, che abbiamo conosciuto in quell'occasione e che ci ha sempre sostenuto in questi anni, ha cominciato a lavorare sulle osservazioni, si è documentato, ha studiato e devo dire che insomma queste associazioni sono state citate perché aggiungerà anche i partiti politici che a quell'epoca erano all'opposizione. E quel documento che si è dato era puntuale nel mettere a fuoco dei nodi lacunosi, ambigui della delibera, ma soprattutto esprimeva una preoperazione, cioè un'operazione che veniva a compiersi senza assolutamente l'ascolto dei cittadini, anche se si faceva un riferimento preciso a un regolamento tuttora vigente che prevede le urbanistiche che venga attivato un leader di partecipazione. E anche quello che ci preoccupava era questa assenza di un piano strategico in grado di difendere il valore storico del forte e di dare la prospettiva sia al quartiere che alla città. E da quel giorno abbiamo fatto tante iniziative, con Sant'Onofrio in primis, qui al parco, e abbiamo fatto distribuito dei questionari, cioè il nostro compito è stato soprattutto quello di far sapere che esisteva questa realtà, che questa realtà veniva trasformandosi e di riappropriarci appunto di questa progettualità. Ma insieme ad altri cittadini, e poi abbiamo aderito al comitato dell'uso pubblico delle caserme, che a livello cittadino ha coordinato tutto comitati, e abbiamo scoperto questa ricchezza della nostra città così nascosta, questo campo trincerato che ancora esiste, è una cosa, da quello che ho imparato, unica, proprio perché si è mantenuto nel suo perimetro. E quindi la cosa importante è che queste porzioni di territorio che hanno esaurito la loro funzione originaria sono però rimasti liberi in quartieri fortemente congestionati che da tanti anni aspettano dei servizi, degli spazi, e questa quindi può essere un'opzione che non va assolutamente persa. Abbiamo imparato in questi anni anche che la parola valorizzazione, che tanto si usa, sembra che sia la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi di cassa, in realtà è qualcosa di molto più teorico di quello che sembra. Però la domanda è questa: cosa possa offrire più valore della capacità di amministrare meglio i propri beni, di generare risparmi così preziosi in tempi di ristrettezza economica? Cosa possa costituire più ricchezza di investire nella qualità della vita della comunità, di offrire degli spazi di socialità, di cultura, di servizi che lo sviluppo artico dei nostri quartieri purtroppo non ha mai realizzato? Quindi quello che parlando di oggi dimostra anche di come questi cittadini, semplici cittadini, abbiano creato una forte interazione con il mondo della ricerca, con il mondo accademico, siamo molto orgogliosi di questo. E questa dimostra una ricchezza di energie, di idee che sono tra di noi, dentro la città, e che merita di venire raccolta. Nel corso di questi anni appunto abbiamo creato la traccia su cui chiediamo all'amministrazione di lavorare. Quello che chiediamo all'amministrazione è di cercare nuove soluzioni, non avere paura di sperimentare insieme delle nuove soluzioni. Favorino diceva giustamente dei problemi che poi si pongono nel mantenere, lavoriamo insieme su questo, perché fino adesso le idee che sono venute fuori non sono state mai delle idee slacche, dei progetti irrealizzabili, ma anzi ci dettate dal grande consenso. E quello che chiediamo di quindi farsi carico di queste competenze, di queste conoscenze, ma chiediamo anche soprattutto di dimostrare all'amministrazione di essere efficiente e veloce, cioè di superare quei tentennamenti, quelle lungaggini che ci fanno arrivare purtroppo quasi molto spesso tale ritardo nel prendere delle decisioni
quando si realizzano si rivelano spesso risposte troppo tarde, troppo vecchie e spesso inadeguate.